Un calcio piazzato di Capitan Ruggeri a poco più di un quarto d'ora dal termine evita al Vasto Girardi di uscire a testa china dinanzi al proprio pubblico contro il Roma City. 1-1 il finale al Filippo Titella in un incontro più difficile del previsto, vista la posizione dei capitolini in fondo al girone. Perrone per i romani rompe subito gli equilibri in campo e in porta in vantaggio i suoi dopo appena 3 giri di lancette. Gara quindi tutta in salita per l'11 di Tommaso Coletti. Gli sforzi degli altomolisani vanno a sbattere contro l'attenta retroguardia ospite, tenuta in piedi dal portiere Barone sulle folate di Lorusso, Calemme ed Hernandez, imprecisi però sotto misura nella prima parte di gara. Assalti a ripetizione da parte dei gialloblu di casa anche nella ripresa, ma manca il guizzo vincente, che arriva solo al minuto 73 con la perla del suo indomito capitano, la potente punizione non da scampo a Barone. Alla mezz'ora però i romani si vedono annullare il nuovo sorpasso dalla terna arbitrale per un fallo in azione d'attacco della squadra di mister Francesco Statuto. Rimondi per gli ospiti, si vede sventolare in faccia il cartellino rosso nel finale di partita, ma il Roma City serra le fila e strappa il primo pareggio in esterno. Nel prossimo turno, domenica 30, il Vasto Girardi sarà ospite degli abruzzesi della Vastese, superati in Coppa Italia in Molise.